prima cosa che mi ricordo è... No, scusa, preferisco non parlarne. Il mio fratello mi diceva: qui sta crollando la città, c'è polvere dappertutto, si sentono urla. Prima sensazione è l'impotenza. Noi non sapevamo chi era vivo e chi non era vivo. Io razionalmente sapevo che c'era la possibilità di un terremoto di grandi dimensioni, di forte intensità. Però dentro di me avevo come la convinzione che non sarebbe mai successo nulla. Noi dormivamo tutti perché eravamo stati abbondantemente rassicurati. Ricordo tutto che non finiva mai e di un rumore assordante. Sembrava che ci fossero i bulldozer al piano di sotto che lo stavano abbattendo, un rumore impressionante. Dicevo Dio mio, perché capivo che era qualcosa di terribile. Abbiamo capito la gravità di quanto era accaduto prima e di quanto poi è accaduto il 6 aprile solo di fronte al fatto compiuto, quando ormai non c'era più niente da fare. Poi noi ci conosciamo, per cui anche quando uscivano i nomi delle vittime è stato terribile sapere che quelle persone non le avrebbero viste più. Colleghi, amici, coetanei, bambini. È stato veramente terribile. L'Aquila, 6 aprile 2009. Una scossa di magnitudo 5,8 della scala Richter, 7 secondi dopo le 3:32, stravolge la vita di 70.000 aquilani, 12.000 studenti fuori e 5.000 immigrati. 38 secondi, 307 vittime. Con i suoi 65.000 sfollati, l'Aquila è in ginocchio. Il centro storico, cuore sociale e culturale della città, è inagibile all'80%. Migliaia le attività commerciali chiuse. 45 i monumenti con gravissimi danni da restaurare. Distrutti i teatri principali della città. Il Teatro Sant'Agostino, il Teatro San Filippo e il Teatro Comunale. In una città nella quale da sempre hanno trovato ampio spazio sommandosi tra loro musica e teatro, l'impotenza e la desolazione sembrano impadronirsi di una realtà abituata a respirare cultura.